La discarica puzza. E poi se viene a lunedì che hanno quel macchinario là coperto e che mandano il profumo, vedo una nube che viene qua, è ancora peggio perché ti intossica proprio. Ah, quello là, quello coperto. Quello coperto, c'è un tubo, poi lo alzano su e non te le cogliere, tanto cosa devi fare. È come avere la discarica in casa. Vedete la distanza che c'è, c'è 70-80 metri. Guardate quelle piante lì che hanno messo lì, stanno morendo tutti, guarda. È un anno che piove quest'anno, eh? Quello lì appena dietro la costano 60 euro l'uno e ne hanno messo 200 e muoiono, guarda, sono già tutte rosse, guarda, ma muoiono perché sotto la terra, ma la terra c'è l'acqua, quelle piante lì quest'anno dovrebbero aver preso benissimo, perché non muoiono? Magari era l'inquinamento che erano, sono adatti a questo inquinamento. C'era neanche l'alta velocità che il fermavo, loro il fermavo qui. Avevano fermato con la terra, perché? Ah, il campagna della terra in cima. Terra in cima, perché aveva mai schiume e tutte queste cose lì a fermare. Ma era una roba. Ma vedia lì col fuoco. Ma era una roba, ma andava via, sì. Comunque scoppiava il gas, andava via, sì, perché era tutta la tritatura di gomme. Andava via, sì, e... Benzina, la stessa cosa. Sì, era più neve. A puor, perché mi si aggira. Diciamo qui l'arpa, dice, ah no, fammi il prelieve, è tutto normale. Ah sì, è bel normale, vedo tutto nero. E mi dice, fai i vacchi e mangiare. Ah, ecco, neanche le mucche. Non è una folle nei vacchi. No, no. Non hanno neanche mucche mie, perché se le mucche mangio, se le mucche ne pepe. Poi andava sente la roba che io. Sì, sì, la spesso, la qualità. Sente l'odore, ma adesso è niente, confusa pure. Ma in certi momenti... Sì, l'avevo già visto sto... Non è mica la fetta coincide una roba del genere. C'è già tanta la discarica, ma poi... Perché lì tutta l'acqua che cura giù da in cima, la cura giù in canalini e per forza va lì. E neanche il porto via, perché mi sta lì portando via tutto.